Vediamo brevemente le tre leggi di Keplero. La prima legge, consideriamo un pianeta qualsiasi, potrebbe essere la Terra, Marte, Giove, non importa, la sua orbita è un'ellisse. L'ellisse presenta due fuochi simmetrici rispetto al centro, il Sole, si trova in uno dei due fuochi. Questa è la prima legge di Keplero. La seconda legge ci dice con quale velocità il pianeta si muove attorno al Sole. La sua velocità non è costante, ma la regola è data dall'uguaglianza delle aree. Qua, per esempio, il pianeta passa dalla posizione P alla posizione P', diciamo che lo fa in un mese. Successivamente il pianeta poi passa dalla posizione A ad A' e lo fa ancora in un mese. La seconda legge di Keplero dice che a parità di intervalli di tempo, quindi un mese qui, un mese qua, sono uguali le aree spazzate dal pianeta. Quindi questi due settori colorati in celeste sono uguali. Questo comporta che il pianeta vada molto più veloce quando è vicino al Sole e invece molto più lento quando è lontano dal Sole, come si vede in questa figura. Infatti, se quest'area deve essere uguale a quest'altra, si capisce che questo arco A' deve essere più corto di PP'. Quindi, quando il pianeta si trova lontano dal Sole va più piano. Quando si trova vicino al Sole va più veloce, come si vede qua, perché il pianeta deve descrivere aree uguali in tempi uguali. La terza legge la possiamo intuire in modo abbastanza intuitivo da questa animazione virtuale che tra poco farò partire. Essenzialmente il concetto è che i vari pianeti, un pianeta più si trova lontano dal Sole e più tempo ci mette a completare un giro. In realtà la relazione non è una semplice proporzionalità. Per esempio, non è vero che se questo pianeta si trova a distanza doppia dal Sole rispetto a quest'altro, allora impiegherà il doppio del tempo per fare un giro rispetto all'altro pianeta. Questo non è vero. La relazione è un po' più complicata. La terza legge di Keplero afferma che la durata di un giro al quadrato, quindi elevata al quadrato, è proporzionale alla distanza del pianeta dal Sole elevata al cubo. Però essenzialmente in modo molto semplificato possiamo immaginarla così: più un pianeta è distante dal Sole, più tempo ci mette a fare un giro. Infatti adesso facciamo partire l'animazione e vediamo che i pianeti interni, vicini al Sole, ci mettono poco tempo a fare un giro, invece i pianeti esterni, ci mettono molto più tempo. E è per questo motivo che i pianeti interni poi sorpassano quelli esterni dall'interno. In questo caso, per esempio, la Terra sorpassa Marte. Quindi la terza legge di Keplero qui si vede abbastanza bene, più un pianeta è distante dal Sole, come per esempio questi qua lontani, e più tempo ci mette a fare un giro.